Radio Roma Speciale. L'evoluzione della bicicletta dai primi esemplari che erano semplicemente privi di pedali. Nel 1839 apparve questa antenata con manubrio poggiante su una biforcazione in ferro e un primordiale sistema di pedalaggio su ruote di legno. Nel 1860 nacque il velocipede e questo esemplare che ricorda una carrozzella. Dopo pochi anni comparve quest'altro tipo che fu battezzato scuotiossa, munito di pedali applicati alla ruota anteriore. Ecco il modello denominato straordinario del 1878. La ruota anteriore aveva un metro di diametro, mentre quella posteriore si contentava di 50 centimetri e per salire sul sellino era necessaria un'abilità acrobatica. Il primo tipo a catena fece la sua apparizione nel 1879. Ecco il triciclo dotato di una grande ruota posteriore e di due piccole anteriori che potevano accostarsi per permettere al velicolo di circolare in uno spazio ristretto. Dopo due anni ecco apparire il diciclo con due grandi ruote laterali che sostengono il sellino. Un modello del 1885 già munito di fanale e dal caratteristico sellino ed uno del 1890 dotato di freno sulla ruota anteriore. Dal cosiddetto cavalluccio di legno si è giunti così alla bicicletta e dal tandem al moderno, agile, pratico e veloce veicolo dei nostri giorni. L'antropologo francese Marc Auger diceva: «L'idea di una città in cui prevale la bicicletta non è pura fantasia». È ancora presto per dire se aveva ragione o meno, ma quel che è certo è che si sta lavorando per far sì che questo diventi realtà. D'altronde molti sono i vantaggi dello girare in bicicletta, si riduce per esempio l'impatto ambientale derivante dalla mobilità sia delle persone sia delle merci, fa bene alla salute, promuove uno stile di vita più ecologico e permette di vedere le città sotto un altro punto di vista. Ma ci sono ostacoli e non pochi che si frappongono tra il dire e il fare. Pensiamo alle strade, al traffico, alle poche tutele per il ciclista, alla percezione di pericolo che porta spesso a rinunciare alla bici, o ancora alla mancanza di strutture adeguate per poter girare in sicurezza oppure all'incidentalità ciclistica. La vera sfida quindi risiede proprio qui, nell'abbattere questi ostacoli. Il concetto di mobilità può essere definito come la capacità di viaggiare e la possibilità per chi si sposta di decidere dove andare e come muoversi. Da sempre è un elemento fondamentale della qualità di vita e allo stesso tempo svolge un ruolo cruciale rispetto alla crescita economica e sociale delle aree urbane e non. Molto spesso, e in particolare negli ultimi tempi, si sente parlare di mobilità sostenibile, all'obiettivo di garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della stessa società, provando nel frattempo a portare al minimo tutte le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente. È di fatto uno degli argomenti più dibattuti nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali, soprattutto in virtù degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ma la mobilità come concetto deve essere accostata ad un tema che va in simbiosi con lo stesso, ovvero la sicurezza. I due ambiti vanno di pari passo quando si tocca il tema del codice della strada, in particolare se si parla di utenti che si muovono in bicicletta. Affidabilità del mezzo, sport, salute, urbanistica, sostenibilità. Ecco alcune realtà che girano attorno al mondo delle due ruote, un mondo in espansione con sempre più utenti che scelgono di utilizzare, per etica, preferenza o morale, questo mezzo rispetto ad altri.
Non per niente molti di loro rivendicano codici comportamentali e norme per la sicurezza stradale al fine di tutelare l'incolumità del popolo in bicicletta. Tutto questo e molto altro è stato affrontato durante la Conferenza Nazionale sulla Mobilità e la Sicurezza in Bici, organizzata dall'ACSI nella giornata del 20 marzo scorso al Salone d'Onore del CONI. Un'occasione più unica che rara per poter riflettere su quanto è stato fatto e quanto ancora c'è da fare, soprattutto nell'ambito della cultura. Cerchiamo con questo convegno di lanciare l'idea di cambiare la politica del movimento, la cultura del movimento, perché altrimenti intasiamo le città, roviniamo l'aria e facciamo danno più che fare del bene alle persone. Spostarsi da un punto A ad un punto B salendo in sella significa venire a contatto con un mondo che, con altri mezzi di trasporto, resterebbe a noi ignoto. Pensiamo anche solamente al tipo di esperienza che ci regala, costantemente a contatto con l'ambiente circostante. So che lei è venuto in bici. Sì, sono venuto in bici, mi sposto in bici, quindi diciamo cerco di coniugare quella che è una passione, un'abitudine per me, con l'attività che faccio, che è quella della ricerca scientifica, dell'insegnamento all'università. Roma a mio avviso ha fatto grandi passi avanti, c'è da investire risorse e c'è anche da procedere con un'operazione culturale importante che tenda a cambiare le abitudini. Io venendo qui, per dire, ho potuto apprezzare una Roma colorata di primavera facendo tutta la banchina del Tevere per una decina di chilometri. È un'esperienza interessante, ma bisogna conoscerla, e quindi c'è da una parte un impegno importante da seguire nell'investimento che purtroppo, diciamo, fatica, e dall'altra parte anche è molto importante insegnare, cominciando dalle scuole per arrivare sino all'università. Adeguare quindi il comparto di cui si è a disposizione è il primo passo verso il cambiamento, ma questo richiede tempo ed è un investimento a lungo termine. Ancor prima, quindi, è necessario lavorare sul senso civico che muove tutte le azioni, ossia su quell'insieme di comportamenti che alla base hanno il rispetto degli altri e delle regole su cui si fonda una comunità. Il senso civico è un valore che vale sempre, in particolar modo nei confronti della strada. La strada, come dice il codice della strada, scusi il gioco di parole, è un bene che possono usare tutti, pedoni, animali, addirittura chiaramente quando il codice è nato c'erano ancora i calessi trainati gli animali, comunque, e i veicoli. Quindi la strada deve avere la possibilità di essere utilizzata da tutti in maniera corretta, rispettando ognuno le regole, ma come dire, la regola principale è la tolleranza, il rispetto reciproco, il senso civico, la volontà di utilizzare un bene che è di tutti, di utilizzarlo appunto nel modo appropriato. C'è un altro fattore da non sottovalutare, la consapevolezza della propria responsabilità, un termine che porta con sé l'accettazione di ogni conseguenza di un'azione. In questo caso il focus è la responsabilità di chi si mette alla guida di un qualsiasi veicolo. Si può controllare quello che possiamo fare noi, ma non quello che fanno gli altri tante volte, no? Quindi bisogna avere responsabilità, giusto? Sempre responsabilità. Dobbiamo pensare che nel 94% dei casi gli incidenti sono causati dal comportamento umano, quindi da un comportamento errato, e quindi noi possiamo con il nostro comportamento, diciamo, essere attori protagonisti in termini di sicurezza, e magari, ecco, proprio grazie al nostro comportamento accorto e prudente possiamo prevenire i comportamenti scorretti altrui. I pericoli a cui va incontro un ciclista sono molti, forse più di chi decide di muoversi con un'auto o per mezzo di un trasporto pubblico. Chi guida un'automobile si porta in giro circa 1000 kg e chi guida una bici, oltre il proprio peso, ha in genere una divisa di pochi millimetri di spessore. E il codice della strada va a tutela dell'utente più debole, ma questo fino ad oggi, lo dicono le statistiche purtroppo, che negli ultimi anni non hanno modificato i loro numeri terribili, non è stato sufficiente.
Ad oggi i numeri parlano di 17.000 incidenti con la bicicletta e 10.000 con ciclomotori, numeri importanti che richiedono quindi un intervento più mirato, forse più stringente, per tutelare l'utente della strada che non si sente sicuro, principalmente in un contesto urbano. Quello che non dà sicurezza è proprio l'ambito urbano, perché giustamente chi prende la bici, soprattutto in un contesto di metropoli, di grande città, ma anche di città medio-grande, è proprio quell'ambito che non dà sicurezze, perché comunque ci si intreccia in problematiche che deve essere un po' che devono essere analizzate forse anche in maniera singola, perché di fatto bisogna andare a fare coesistere quelli che sono i diritti di persone e di mezzi che sono comunque riconosciuti dal codice della strada, e quindi mi riferisco alle automobili, ma mi riferisco anche alle biciclette che il codice della strada chiama ancora velocipedi. Bisogna conoscersi e riconoscersi tra utenti della strada, perché si condivide uno spazio comune, quindi è necessario essere consapevoli dei comportamenti e delle regole da tenere, cominciando ad esempio da un'attività formativa nelle scuole. Perché d'altronde dare nozioni e regole della strada ai bambini di oggi significa formare gli automobilisti o i ciclisti di domani. Ma ancor prima che nelle regole bisogna lavorare sui valori e quindi offrire ai ragazzi gli strumenti critici per poter comprendere la società e i suoi cambiamenti. E come lo si può fare? Tramite lo sport, che da sempre rappresenta un'attività fondamentale di aggregazione e di collaborazione, oltre che di una cura per la propria salute. L'attività motoria la facciamo anche attraverso proprio le passeggiate al centro, al mare, nella natura, quindi conciliamo sia la scienza motoria con l'educazione civica, il valore alla sostenibilità, e anche con le scienze ambientali. Quindi per noi è importante, diciamo che noi siamo molto fortunati di avere un istituto bellissimo, con tanti campi sportivi, attrezzature sportive, e questo lo dobbiamo alla Fondazione Cappelluti, alla signora qui Adriana Cappelluti. Siamo anche fortunati quest'anno per avere il professor Spadea, che è campione di windsurf, e con i nostri appunto studenti porterà avanti il progetto di windsurf, oltre ad essere i promotori dei 100 passi. Noi abbiamo curato molto fin dall'inizio gli spazi esterni, proprio per dare la possibilità ai ragazzi di avere questa attività motoria che è importantissima. Abbiamo infatti una palestra grandissima dove fanno anche fitness, sì. E poi gli spazi esterni sono attrezzati per campo di calcetto, tennis, la corsa, il salto in lungo. Lo sport, quindi, è uno strumento importante di coesione, perché oltre a insegnare la bellezza dello stare insieme, il rispetto delle regole quotidiane e le basi del lavoro di squadra, promuove una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé e dell'altro. L'attività motoria è fondamentale soprattutto in età evolutiva. Per quanto è fondamentale, dovrebbe essere forse una delle materie principali a scuola, cosa che noi in Italia ancora non abbiamo compreso, perché il linguaggio motorio è il primo linguaggio che noi assumiamo dopo la curiosità di assaggiare. I bambini, la prima cosa che fanno, si muovono e poi parlano. Quindi è necessario che noi andiamo a rivalutare l'importanza dello sport come linguaggio, come strumento riabilitativo, perché molte persone attraverso lo sport ritrovano se stessi, ritrovano il proprio potenziale, scoprono un potenziale nuovo, ma soprattutto danno la possibilità ai ragazzi, soprattutto in età evolutiva, di conoscersi, conoscere le proprie abilità, scoprire speciali abilità, e uniforma per assurdo la società, quindi non ci divide in categorie, ma ci rende tutti uguali nello stesso campo. Fare sport è importantissimo per la salute della persona, e noi siamo fortunati ad Ancia ad avere un impianto sportivo fantastico dove i ragazzi sono invogliati a fare attività motoria. Quando siamo nelle sedi succursali attuiamo il progetto 3000 passi, e ci sono alcuni studenti che vengono anche in bici a scuola.
Sicuramente le strade non sono così sicure perché le macchine hanno invaso praticamente tutti gli spazi, magari negli anni 50 quello era un luogo condiviso, sì, dal pedone, dal ciclista, al giorno d'oggi le auto sono ovunque e quindi le piste ciclabili, i marciapiedi sono fondamentali. Eh sì, perché la bicicletta è un mezzo molto antico e ce lo ricordano alcune manifestazioni che riportano in auge il ciclismo di una volta. L'eroe è nata nel 97 da due atti d'amore fondamentalmente. Il primo nei confronti di un territorio bellissimo che si rischiava di vedere trasformato in brutta periferia, il mio Chianti allora e comunque le terre di Siena in genere. E quindi anche da lì l'idea della salvaguardia delle ultime strade bianche era molto collegata a una certa idea di ciclismo eroico. Il secondo atto di amore nei confronti di un grandissimo sport che ci aveva trasmesso valori, immagini, letteratura, storia assolutamente straordinaria, era lo sport dei nostri babbi e nonni. E quindi tutto quello che c'era stato trasmesso in termini di passione ha fatto sì che noi si cercasse con la messa in campo dell'eroica di recuperare la radice autentica, l'anima di un grande sport come il ciclismo, ben sapendo che tutto il resto praticamente del cosiddetto sport stava diventando produzione di spettacolo, a volte bello, a volte meno, ma fondamentalmente tutta legata alle logiche televisive e di business. Questa grande idea poi piano piano dal primo anno in partenza di 90 persone su Gaiola in Chianti è praticamente esploso e piano piano il movimento oggi è arrivato ai 9.000 che è il numero che abbiamo su Gaiola in Chianti. Questo grazie non solo al valore del ciclismo che comunque è bello e importante, ma soprattutto al valore proprio di un movimento che abbiamo costituito in questi 26 anni. Viviamo in un'epoca in cui sostenibilità, ecologia, riciclo e conservazione del territorio sono espressioni piene di significato e costantemente al centro dei dibattiti. Questo perché, ora più di prima, è necessario riportarle all'attenzione non solo mediatica, ma anche delle scelte quotidiane. Tra valori sociali e morali, quindi, si muove una comunità che tutti i giorni prende una decisione per sé e soprattutto per gli altri, tra cui quella di preferire un mezzo piuttosto che un altro, qualora possibile. I numeri parlano di un popolo in movimento sulle due ruote sempre più cospicuo, anche se molti hanno la bicicletta ma non la usano regolarmente. La bicicletta è un dispositivo democratico, diciamo così, perché è un po' alla portata di tutti, più o meno alla portata di tutti, quindi dà la libertà e fa vedere l'ambiente, non ha emissioni inquinanti, quindi la bicicletta è un mezzo ideale per muoversi, per vedere il paesaggio italiano che è un paesaggio stupendo e per stare bene con se stessi, quindi all'aria aperta, non per niente durante la pandemia le bici potevano uscire e quindi già ha un significato importante e dal mondo della dopo la pandemia il mondo della bici è cresciuto, sono cresciute le vendite delle bici, sono cresciuti i ciclisti, c'è tanta gente che si muove in mobilità. Se quello che Marc Augé diceva diventerà mai realtà, ossia che l'idea di una città in cui prevale la bicicletta non è pura fantasia, allora di lavoro ce n'è ancora tanto e interessa vari ambiti. La mobilità in bici, d'altronde, può essere vista come uno strumento di libertà e allo stesso tempo un impegno ambientale, ma questo richiede il sostegno non solo della società e dei media, ma anche e soprattutto delle istituzioni pubbliche e private. Radio Roma Speciale.